Benvenuti ragazzi, io sono Rob e benvenuti al mio canale. Oggi siamo qui per parlare di Plarunner e capire se effettivamente ne vale la pena di essere acquistato oppure no. Allora, Plarunner è uno dei nuovi usciti di Planet Bank appunto al costo di un euro e i protagonisti di questa storia sono Ina, che è una ragazzina la cui madre è stata divorata dall'abisso e per 16 anni ha camminato in cerca di appunto uno degli assi che la madre le ha dato di cercare e Rito, che invece è poi il vero e proprio asso. Secondo me comunque l'incipit è anche molto interessante con questi numeri, con un numero particolare e in base a un numero comanda l'altro. Secondo me è anche un'idea molto originale e diversa. Però sinceramente il problema è un altro, il problema è che è veramente troppo fanservice e shonen. Aspetta un attimo, cioè praticamente il protagonista, che è questo qui, che qua sembra anche figo, questa maschera da handicappato in ogni caso, vabbè, ma qua sembra anche addirittura molto figo. Che praticamente violenta tutte, cioè, è un violento, guarda, cioè, guardate, poi è handicappato, cioè, mi sembra proprio, mi sembra uno di quei rincoglioniti che vedono solo la figa e non capiscono niente. È vero che esistono, però, minchia, ragazzi, dai, io leggo di un deficiente che è preso tutto il tempo alla figa, cioè, beh, anche no, insomma, non sono, non c'ho più 12 anni, cazzo, vabbè, poi i combattimenti sono anche carini, in realtà, sinceramente. Beh, insomma, l'asso che lui è fortissimo, insomma, un po' grappone, però va bene, ci sta, dai. Ha le gambe così potenti che riesce a muovere gli avversari e farli buttare lì un'arma potentissima che la spada è prima puntata quanto lui e gli altri non riescono a fare un cazzo, però vabbè, per far vedere quanto è forte appunto uno degli assi. Ma in ogni caso, ragazzi, lei, insomma, la protagonista va in cerca di questi assi, ne ha trovato uno, ma poi deve tornare a cercarlo. Boh, non so, non mi ha preso così tanto, insomma, se avete capito. Più che altro non so, sarà per tutte queste scenate che vi ho detto prima per lui che è mezzo morto di figa, anzi morto di figa non mezzo, e per il fatto che mi pare, sinceramente parlando, un Seven Deadly Sins, Natsume Taizai, messo con il potere dei numeri, se mi sembra la stessa cosa, cioè. Elizabeth che va in cerca di appunto dei sette capitali, poi trova subito Meliodas. E guai, lei va in cerca del nudo degli assi e trova subito il primo asso in una locanda. Entrambi, tra l'altro, in una locanda. Entrambi, sia Meliodas che il protagonista qua, Kirito, sono entrambi morti di vagina in maniera allucinogena. E niente, alla fine, comunque, aiutano la protagonista e quant'altro. E vedrete che poi, alla fine, anche lui, insieme alla protagonista, andranno in cerca degli altri assi, come Meliodas e Elisa è stata in cerca degli altri sette peccati capitali. Insomma, a me sembra una mezza scopezzatura. Poi magari, ragazzi, se la passate in maniera diversa, ditemelo, fatemelo sapere nei commenti. E niente, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Bella!